Grazie a tutti. Noi dobbiamo soltanto ringraziare innanzitutto, siamo stati la prima città dove è partito questo progetto. Ringraziamo l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria, ringraziamo la Polfer, ringraziamo la FIPAV, ringraziamo Andrea Lurchetta, ringraziamo il Comune di Napoli, ma ringraziamo soprattutto voi il popolo della pallavolo. Grazie! Grazie a tutti! E Napoli e la campagna è sempre presente, grazie! Presidente provinciale, dottor Umberto Capolongo. Dopo quello che ha detto Ernesto, io sono senza parole. Dico soltanto grazie e arrivederci ai prossimi appuntamenti, perché non è finita qua, avremo un circuito che continuerà fino a giugno. Tra Vulcano Buono e le altre location, dico Ischia, a località San Montano e quant'altro, sul nostro sito troverete tutti i percorsi. Vi aspettiamo, grazie di nuovo! We'll be right back.
Giocavolle in sicurezza, 3500 bambini sul lungomare di Napoli, qualcosa in più, non in meno, tanti genitori, ma soprattutto un lungomare vivo con un sole splendido, il gioco più bello del mondo, nel posto più bello del mondo. Cosa chiedere di più alla vita, cosa chiedere di più al presidente della FIBA Napoli, Umberto Capolongo? Guarda, io sono senza parole per l'affetto dimostrato al nostro sport dalle nostre società di Napoli, dalle società di tutta la Campania e anche da alcune società che sono venute da fuori regione. È un'emozione grandissima che sto provando io e io per me, per tutti i miei consiglieri e per tutto il movimento di collaboratori che hanno fatto uno sforzo incredibile oggi. Però ci siamo riusciti, abbiamo accorpato in questo lungomare, in questa cartolina bellissima, tutti questi ragazzini. In più abbiamo testimonial come Lucchetta. Non ho parole. Presidente, diciamo, nel 2009 la prima volta sul lungomare e ci fu un bel bagno di folla e di bambini, ma qui abbiamo raddoppiato, se non triplicato. Nel 2009 fu il mio primo anno da presidente e poi abbiamo fatto altri tipi di iniziative in provincia. Siamo ritornati con forza qui a Napoli perché sapevamo che potevamo dare una dimostrazione di impegno e di forza e l'abbiamo data. Abbiamo, non voglio dire triplicato il numero, ma sicuramente raddoppiato quando facemmo nel maggio, il 30 maggio 2009 precisamente. Quindi abbiamo avuto un risultato che per lo sport, per Napoli, è un boomerang incredibile. Presidente, poi all'interno di questa manifestazione Giocavolle in sicurezza, prima tappa, quindi si apre a Napoli un attestato, sì, di stima nei confronti della pallavolo campana, sì, e napoletana. Infatti in settimana io sono stato a Roma col presidente Boccia e col mio vicepresidente Carmine Menna, dove hanno fatto la conferenza stampa di presentazione e già in quel frangente abbiamo dato tra virgolette i numeri, nel senso che ci avevano chiesto 2000, ma noi già stavamo a 2500 quattro giorni fa di presenze. Che dire, sono soddisfatto per il movimento e diciamo che il lavoro di tutti alla fine paga, comunque in tutti i campi. Poi noi come Federazione Pallavolo qui a Napoli e in Campania ci distinguiamo per iniziative sul sociale e sulla sicurezza, quindi per noi è stato sfondare una porta aperta. In passato abbiamo fatto tante altre manifestazioni, tipo messa alla prova, no slot. Noi infatti aderiamo al movimento no slot che combatte il gioco d'azzardo e quant'altro, che è rovinoso per tutte le famiglie italiane. E avere, essere testimoniale di queste nuove iniziative sulla sicurezza, dove mi dicono c'è un decesso di circa di 1000 persone all'anno sui binari, e quindi far sensibilizzare i giovanissimi su questo argomento per noi è oro colato. Allora, il presidente non è un presidente come tutti gli altri, ma si tira sulle maniche e si mette al lavoro, per cui noi lo lasciamo andare, sì, lo lasciamo andare nei gazebo dell'organizzazione. Vabbè, basta. Allora, salve, lui è Andrea Lucchetta, se non sbaglio, che viene da un po' di sclero nel senso e continua, certo, perché c'è stato un evento sul lungomare di Napoli che ha coinvolto evento. Grande evento. Ah, ecco, come minimo. Che ha sconvolto 3500 bambini. Ha sconvolto 3500 bambini. Allora, prima di tutto spieghiamo, gioca in volley in sicurezza, giusto? Assolutamente, è un progetto dell'ANSF per mettere in sicurezza soprattutto dei messaggi importanti attraverso anche Polfer, ma soprattutto un bel protocollo d'intesa con la Polizia di Stato e la Federazione Italiana Pallavolo. Il messaggio che è importante è di non attraversare assolutamente in binari, fermarsi al semaforo rosso, ma anche quando si entra all'interno delle stazioni, se parte un treno, mai rincorrerlo, perché si rischia di finire stravolti dai binari. Quindi messaggi molto importanti, la prevenzione lo è ancora di più, ma soprattutto i messaggi che riusciamo a far passare attraverso la gioia, il divertimento e la voglia ovviamente di condividere. Stop, non si passa,
è anche un bel segnale a muro. Se per caso si tira sulla diagonale stretta, bisogna sempre ricordarsi, se si tira da posto 2 a posto 1, di mettere quella manina sulla diagonale stretta. Viceversa, se si attacca da posto 4 a posto 5, quella manina deve entrare qui, sulla diagonale. Sulla mia spalla, precisamente. E se per caso passa la palla, bisogna metterla in sicurezza come? Difendendola. Quindi difendere quelli che sono i veri messaggi che la pallavolo riesce a dare, condividendo all'interno di una piazza meravigliosa, un lungomare stupendo. Più di 3.700 bambini, 600 squadre di minivolley hanno giocato e sono divertiti e poi soprattutto sono entrati dentro nel villaggio dell'S3. Questo nuovo format meraviglioso in cui tutti insieme possiamo tranquillamente arrivare velocemente con 3 tocchi alla schiacciata. Senti, adesso però hai spiegato benissimo in pochissimi secondi. Non ti disattiva, dove si attiva? Ecco, basta prendere un pallone. Volevo chiederti, ma il tuo segreto? Cioè, sei stato 3 ore sotto il sole a giocare con tutti, con me. Molti di più. Sì. Ma la pallavolo ti accende una fiammella dentro e ti fa stare così per ore, giorni, mesi. Qual è il tuo segreto? Ma il segreto è cercare di dare una scintilla di energia, soprattutto nei confronti dei bambini che hanno la capacità, la necessità di restituirsi attraverso un'altra S molto importante. Abbiamo l'S di squadra, l'S di scuola, l'S di sicurezza, l'S di schiacciata, ma l'S di sorriso. Se tu sorridi, se tu animi in loro la voglia di restituirti quel sorriso con un pallone lanciato, palleggiato, alla fin fine gli dai un segnale importante, perché la pallavolo diventa divertimento. Quindi ecco il perché bisogna essere in grado di poter condividere, ma soprattutto da ormai diversi anni, sono più da 15 anni che giro nelle piazze, ho giocato con più di 300.000 bambini, ho fatto più di 1.200.000 palleggi, 45.000 animazioni, perché bisogna animare la voglia di stare con i bimbi. Oggi pensiamo di averne 2.000 di bambini, quindi doveva essere un pochino più tranquillo, un pochino più soft. Siamo riusciti a metterne 3.700, però al di là di tutto, per la maggior parte non sono riuscito a palleggiare con tutti, ed è questa una cosa che mi è dispiaciuto veramente, perché trasmettere qualcosa di positivo sul campo è importante. Abbiamo avuto una bellissima anche visita dei ragazzi del City in Volley e di Pasciari, che comunque sta cercando di far nascere questo tipo di capacità, che il City anche di includere, di giocare con ragazzi che ovviamente hanno avuto delle, chiamiamolo così, sfortune o delle problematiche, che solo attraverso lo sport, attraverso la condivisione, possono comunque ritrovare la voglia di sorridere e giocare. Quindi ecco il perché mi dà questo tipo di spunto da diversi anni, e soprattutto è una cosa veramente interessante, perché vedete come all'interno di una festa di mini volley si può anche ospitare un villaggio per far passare messaggi molto importanti attraverso una figura che non diventa più un testimonial, grazie anche a Lucky, allenatore dello Spike Team, che ha all'interno un progetto etico, valoriale, in cui tutti quanti noi abbiamo una virtù latente che dà la possibilità all'interno di uno spirito di squadra di accendere questo spirito di squadra. Senti, quindi bisogna accendere questo nei confronti dei bambini. Napoli è conosciuta come la città vulcanica, al di là del Vesuvio, per eccellenza. Cioè c'è tanto fermento, tanto calore. Tu sei uno dei giocatori che più trasmette il calore e la gioia di fare pallavolo, sport in generale. È un binomio vincente, oggi si è manifestato in un'esplosione di colori. In generale, cioè, chiunque, qualsiasi sportivo oggi si sarebbe ritrovato qui, avrebbe detto: ah, sono fiero di far parte di questa, di queste. Bravissimo. Guarda, anche le parole dell'assessore allo sport sono state incredibili, perché al di là della capacità di tifare una squadra che prende a calci il pallone ma non può tenerlo in mano solamente eventualmente con il portiere che lo può respingere, noi invece dobbiamo tenerlo in vita, dobbiamo tenerlo giocabile, si è reso conto di che forza ha il popolo del volley, che capacità ha di condividere e soprattutto di accomunare le famiglie. Qui abbiamo visto genitori, nonni accompagnare i bambini, quindi la voglia di far parte di questo tipo di popolazione dà proprio l'opportunità di capire come ci sia fermento, e più si va in maniera decentrata laddove non ci sono ceppi storici che hanno la possibilità di far vedere la pallavolo ad altissimo livello, più c'è la voglia di condividere, più c'è il calore di partecipare, più la partecipazione è alta e più è la voglia di esserci, e quindi a maggior ragione ti devi concedere, devi rimanere con loro, devi cercare di arrivare pian pianino nelle piazze. Questo è un progetto che la Federazione della Pallavolo proprio ha sposato in pieno con Polfer e ANSF, perché avevano loro la necessità di andare nelle piazze, ma anche noi dobbiamo recuperare non solo il volley in piazza, lanciando in S3 un nuovo modo di giocare, che sarà lo spike ball, che avvicinerà tutti quanti i bambini a giocare, a fermare quel pallone, ma arrivare velocemente alla schiacciata.
grazie ovviamente a Mario Barbiero, grazie a Marco Mencarelli, è una commissione che sul territorio si è riunita, finalmente abbiamo riunito il territorio in questo tipo di progetto che proprio nelle piazze darà la possibilità anche di giocare in maniera nuova, diversa. Quindi divertimento, condivisione, piazze che devono avere questo magma pulsante da tenere sotto controllo, perché anche oggi è stato veramente difficile, ma ti ringrazio tutti quanti i volontari, gli operatori della federazione, perché vi siete veramente spesi e mi avete dato una gran mano. A proposito di questo, io ho provato a tirarti dentro per fare questa intervista, per 20 minuti c'era una folla che in sostanza ti voleva, ti acclamava, voleva un pizzico di Lucchetta. Voglio farti una domanda forse un po' cattiva, però te la faccio uguale. Sì, sì, sì. Ma ti fa piacere che sei diventato ancora più famoso dopo che hai smesso di giocare? Perché facevi comunque parte di una grande generazione di talenti, eravate tantissimi, fortissimi, per cui magari erano attenzioni distribuite equamente tra te e i tuoi compagni di nazionale e non solo. Ma adesso tu sei proprio un'icona dello sport. Cioè, questa cosa ti fa piacere, fa chiedere... Allora, l'icona deve essere però interattiva, no? L'icona deve aprire un mondo e fondamentalmente la moglie di far giocare e far divertire. Se un'icona rimane tale all'interno di uno scaffale, all'interno di una fotografia, alla fine viene dimenticata. La cosa che è importante è anche l'icona stessa deve cercare di cambiare il linguaggio, mutarsi, essere in grado poi di avere la possibilità di parlare e comunicare diverse lingue, diversi linguaggi. Mi diverto attraverso il linguaggio dei cartoni animati, con Spy Team, a parlare un linguaggio rivolto ai bambini, attaccandoli proprio laddove sono fermi nelle loro case e guardano all'interno di un cartone animato come l'Aki, l'attore dello Spy Team, fa crescere queste ragazze, come li fa arrivare ad raggiungere un obiettivo. Poi riesco a parlare attraverso Rai Sport durante le telecronache, cambiando quel linguaggio, facendo un voice over che dà sempre una buona tensione e poi usa un linguaggio metaforico facendo anche divertire e quindi vado in maniera non convenzionale contro un linguaggio tecnico, prettamente tecnico, molto piatto, perché a me non interessa parlare agli allenatori, non mi interessa parlare ai giocatori, mi interessa parlare alla gente comune, mi interessa parlare ai giovani, quindi faccio degli strafalcioni, volutamente ci metto dentro delle metafore, gioco con il nome degli sponsor, gioco con il nome eventualmente delle squadre, mi diverto anche a dare spiegazioni di gesti tecnici che hanno comunque una precisazione, una puntualizzazione tecnica importante, utilizzando tutto tipo di linguaggio, che deve essere anche divertente, che deve anche narrare all'interno di quei 30 secondi del replay un qualcosa per cui devo mettere l'accento sui difetti che quel giocatore ha. Quel giocatore avrebbe dovuto giocare sicuramente al meglio, è certo, è difficile farselo sentire dire da un allenatore nell'uno contro uno a quattro occhi, ok, davanti al televisore, se metti realmente a nudo quelli che sono i difetti, è anche importante che il pubblico da casa capisca quella giocata, che cosa avrebbe potuto fare di meglio quel giocatore per renderla vincente e soprattutto avvincente televisivamente, ma vincente per la squadra, perché tutti insieme, dimentichiamolo, giochiamo per la squadra, giochiamo per raggiungere un obiettivo importante. Oggi voi avete raggiunto un obiettivo, è stato quello di mettermi in condizione di poter giocare con 3.700 bambini e io sono veramente contento. Grazie, con questo clinic di comunicazione di Andrea Lucchetta, anche la comunicazione con Andrea Lucchetta, direi che è tutto. Vabbè, dopo 3.700 bambini ho finito la saliva e quindi spritz it, come dicono le telecronache, anche se ovviamente è molto caldo, però direi che è veramente una cosa molto interessante. Io ho paura di salutarti perché non so cosa mi farai o cosa farai. No, sei buona? Farai per adesso da tutti quanti i playoff, darà anche in ogni caso le qualificazioni alle Olimpiadi, spero che proprio Bonita infine ci porti a Rio, se non ci porti a Rio probabilmente gli faremo qualcosa di molto spiacevole, per cui ovviamente stai molto attento Marco, mi raccomando portaci a Rio perché Giannelli sta guidando il CONI verso Rio, la maschile è già verso Rio e poi ci abbiamo Carambola e Ringhieri che sono già verso Rio, ci abbiamo Luca e Nicolai che sono già verso noi Rio. Non andiamo a Rio. Eh? Noi non andiamo a Rio. No, però potremmo organizzare, avete? Magari. Ma se andiamo a Rio andiamo in villaggio turistico a giocare. Appunto, no, sì, sì. Io ci sto. Fare fatto? Fare fatto. Allora, noi andiamo a Rio, ci rivediamo, grazie ad Andrea Lucchetta, grazie un grandissimo per Sottorete Campania. Come fare un saluto a tutti gli amici di Sottorete Campania. È il nostro format per tutti gli appassionati della Campania e non solo. Diamo una ristretta? Sì. Se tengono le strette esattamente, mano dentro del centrale e soprattutto il terzo di rete deve scendere a cavallo dei 3 metri e mettersi a prendere quei palloni, su forza, prendere. Spike it forever.